cari concittadini e concittadine, buonasera. Un abbraccio a tutti gli acquavivesi. Ho deciso di organizzare questo comizio perché è giusto che i cittadini sappiano dalla viva voce del loro sindaco che cosa sta succedendo ad Acquaviva, se c'è qualcosa che non va e perché, quali sono le ragioni. Qualcosa che non va c'è. I rapporti con il Partito Democratico, importante partito della maggioranza che mi sostiene, non sono più idilliaci. O meglio, il problema è con una parte del PD che rischia di prendere il sopravvento sulla parte che ha vinto insieme a me le elezioni. Un episodio increscioso, una frase pronunciata dall'assessore ai servizi sociali Anna Maria Vavalle in un incontro con poche persone, è stato ritenuto altamente offensivo. Ho censurato l'assessore Vavalle per questo atteggiamento sconveniente, un atteggiamento sconveniente, e ho molto apprezzato le scuse pubbliche e le attestazioni di stima e fiducia nei confronti del Partito Democratico da lei rese note. È stato un episodio increscioso che si inserisce in una serie di atteggiamenti non consoni dell'assessore Vavalle, che tuttavia va visto anche nel quadro di una serie di rapporti non sempre sereni tra le ali di maggioranza. Tuttavia, a mio giudizio e giudizio del resto della maggioranza, non è sufficiente a motivare una richiesta di dimissioni di un assessore che ha sempre mostrato una grande disponibilità nei confronti delle persone disagiate di questo paese. Una donna laureata in lettere con un'esperienza trentennale nel volontariato ospedaliero, con gli anziani e con l'infanzia. Una storica dell'arte ma anche operatrice sociale, che ha avuto esperienze di cooperazione internazionale, persino in Guatemala, guida naturalistica ed educatrice didattica. Un assessore che ha conseguito i seguenti risultati. Sostegno all'emergenza abitativa. Per la prima volta ad Acquaviva è stata affrontata la questione degli sfratti esecutivi per morosità incolpevole, per la quale nel 2015 il Comune ha stanziato 30.000 euro assistendo 30 famiglie. Per la prima volta le persone che subiscono gli sfratti ad Acquaviva non sono state lasciate sole, c'era Anna Maria Vavalle con loro. C'era anche quando chiamavano l'ambulanza perché si sentivano male queste persone, c'era Anna Maria Vavalle con loro. La riconquista di una posizione autorevole all'interno del piano di zona, che ha sede a Grumo e che in passato era stato trascurato. Ora il Comune di Acquaviva ha ottenuto per esempio 12 borse di tirocinio lavoro per un anno per gli utenti del SERT, il servizio dipendenze patologiche, e del SIVID, il servizio di igiene mentale. Abbiamo inoltre garantito la continuità per progetti per disabili e bambini con bisogni educativi speciali. E poi tirocini formativi, 12 borse di tirocinio lavoro assegnate a famiglie indigenti. E poi gli eventi per il maggio all'infanzia, i laboratori di lettura, i laboratori di costruzione, musica in gioco. Dovevate vedere ieri sera che cos'era Palazzo De Mari, pieno di bambini che cantavano, bambini di tutte le estrazioni sociali che cantavano e suonavano, un progetto grandioso che stiamo lanciando noi, sta lanciando Anna Maria Vavalle, grazie insieme alle associazioni cattoliche, insieme alla scuola media, insieme a esperti di musica. E poi parliamo del centro di socializzazione per disabili, adulti, Porta Bella. Sempre con la Chiesa, sempre con le associazioni cattoliche con le quali noi stiamo a fianco. E poi l'apertura di un centro antiviolenza e l'attivazione del Mobility Life. Lo vedete quel taxi sociale che quotidianamente favorisce per esempio il raggiungimento delle scuole ai disabili e che in questi giorni proprio sarà affidato a un'organizzazione che farà funzionare a pieno regime. E poi i progetti di affido familiare, il progetto della banca dei capelli a sostegno dei malati sottoposti a chemioterapia, la difficile vicenda dell'assegnazione delle case popolari che dopo mesi di controlli della finanza è addirittura di arrivo. E poi il canone di locazione, quest'anno il canone di locazione che le persone di Acquaviva riceveranno
sarà il sostegno al canone di locazione, sarà il doppio della cifra richiesta grazie a un investimento che lei ha favorito. E per non parlare dei controlli della Guardia di Finanza che lei garantisce, e a tutte le domande delle famiglie che hanno fatto domanda di sostegno economico al Comune. Ha fatto finalmente partire il servizio civico dopo un anno e mezzo di stop. Un assessore che osserva i seguenti orari, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, tutti i giorni, spesso anche di sabato e domenica, riceve indigenti, persone con disabilità, avvalati, ed è quotidianamente all'ascolto del disagio. Insomma, alla luce di queste e di tante altre credenziali, un sindaco che mandasse a casa una persona del genere sarebbe l'esatto contrario di quello che voi vi aspettavate quando mi avete votato alle ultime elezioni, tributandomi il più grande successo elettorale degli ultimi 20 anni, con oltre 7.300 voti e il 62,3% degli elettori. Se le avessi detto vattene a casa Anna Maria, avrei fatto un torto alla meritocrazia, un principio che penso scarseggi nella nostra Italia, nel nostro sud e nei nostri paesi, compresa Acquaviva. Se le avessi detto vattene a casa, avrei fatto un torto ad Acquaviva, perché avrei privato il paese della persona giusta al posto giusto, una persona competente, laboriosa, dedicata, buona, a disposizione di tutti. Ma Anna Maria Vavalle, pur di facilitare il dialogo, ha presentato lei stessa le dimissioni, insieme agli assessori Bruno e Busto, altri due grandi lavoratori, altre due persone di alta professionalità che lavorano dalla mattina alla sera per il bene di Acquaviva. Lo hanno fatto mentre erano letteralmente intenti a seguire le procedure per richieste di finanziamento, per avviare i cantieri, per risolvere questioni importanti per l'ente. Hanno lasciato tutto e sono andati via, hanno firmato, hanno detto noi ce ne andiamo a casa, lo facciamo, senza problemi, perché non era poltrone in discussione qua. E lo hanno fatto dopo diversi giorni e giorni di tentativi di dialogo, di mediazione, che stiamo avviando io e gli altri partner della maggioranza, rivolti a chi vuole, a questo punto non si sa cosa vuole. Noi l'abbiamo fatto, tentativi continui, mediazioni, discorsi di pace, discorsi di responsabilità. Invece dopo questo gesto di responsabilità abbiamo avuto un vertice di maggioranza che è durato 5 minuti, non appena si è ipotizzata la riconferma dell'assessore Vavalle, il rappresentante del PD si è alzato e ha abbandonato il tavolo. Non vorrei allora che l'obiettivo non fosse l'assessore Vavalle, che tra l'altro ha anche dato la disponibilità a fare un passo indietro una volta realizzati alcuni progetti a cui tiene molto, come l'assegnazione delle case popolari e la realizzazione di una biblioteca per l'infanzia. Non vorrei che non fosse lei l'obiettivo, ma fossero altri gli obiettivi. Non vorrei che si volesse rideterminare l'intera squadra di governo chiedendo che lasciano altri, magari l'assessore all'urbanistica. Allora vorrei spiegarvi chi è l'assessore Bruno, un uomo che ha sacrificato una brillante carriera da ingegnere ben pagato in un'azienda di Perugia per mettersi a disposizione di Acquaviva, un uomo che in questi 2 anni e mezzo non si è mai negato ai professionisti e ai privati che propongono piani di lottizzazione, progetti urbanistici, permessi di costruire, con grande disponibilità, ma con un rigore morale e intellettuale su cui posso mettere la mano sul fuoco, un uomo che ha portato a casa un risultato importantissimo per la città, il piano dei subcomparti, che significa la possibilità concreta di ospitare nuove aziende del settore industriale, commerciale o artigianale in un'area di Acquaviva di fronte al casello autostradale dove i proprietari di terreni pagavano un'IMU spropositata per la classificazione come area produttiva dei loro terreni, quando da anni ci sono solo campi di cicorielli e olivi. Un ambientalista convinto che sta per fare arrivare ad Acquaviva finalmente il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, ponendo fine una volta per tutte alla gestione ultraventennale della Lombardia Ecologia.
qui si sta cercando di difendere il cambiamento, perché o si cambia o si muore. L'assessore Bruno e l'integerrimo assessore Busto sono coloro ai quali ho affidato il controllo politico dell'ufficio tecnico, che in questo momento è retto da un signore per bene, arrivato da Roma, che non conosceva Acquaviva, se non per altri motivi diciamo, ma non aveva nessun rapporto con Acquaviva. L'architetto Cuffaro, che io ho scelto in totale autonomia, senza ascoltare le indicazioni dei partiti e delle liste civiche, semplicemente basandosi su un curriculum straordinario e guardandolo in faccia, giudicandolo dai suoi occhi, perché è una persona per bene, è una persona onesta. E nell'ufficio tecnico, grazie anche all'assessore Bruno, stiamo applicando pedissequamente quello che prescrivono le norme anticorruzione. I piani di lottizzazione si licenziano in ordine cronologico, senza figli e figliastri, trattando tutti allo stesso modo e non dando precedenza a questo o a quell'altro. Questo è un principio delle norme sull'anticorruzione, ordine cronologico, quindi nessuno può essere favorito in nessuna maniera. E si stanno ottenendo importanti risultati, come il centro di raccolta che a breve sarà inaugurato nella zona industriale, tra qualche giorno, e finanziamenti per consentire la bonifica dell'amianto delle abitazioni private. E allora perché dovrei di punto in bianco mandare a casa uno così? Perché dovrei farlo? Mi perdonereste voi, cari concittadini, che mi avete dato il voto chiedendomi moralità, trasparenza, meritocrazia, competenza, se licenziassi uno studioso che ha lavorato al Ministero e che si prende la briga di girare tutte le parrocchie del Paese per illustrare ai cittadini i progetti di rigenerazione urbana che noi stiamo favorendo e che lui stesso sta pianificando. Progetti di rigenerazione urbana che garantiranno una rinascita nella zona della ex cantina sociale, una rinascita nella zona della distilleria, una rinascita in tutte quelle aree del Paese dove abbiamo immobili morti e sepolti da decenni, che noi stiamo cercando di trasformare in qualcosa che dia lavoro, che dia residenza, che dia possibilità anche di attività commerciali e che dia soprattutto anche qualcosa per la comunità, piazzette, parcheggi, aree verdi. Lo stesso dicasi per il vice sindaco Busto, che ha seguito i progetti importanti come i lavori a Piazza dei Martiri, i 4 milioni per il teatro comunale, finalmente, che sta per andare a gara. Vedete, abbiamo fatto già una trentina di sopralluoghi in questi giorni, vengono ditte da tutta Italia, vengono ditte addirittura da Milano, dalla zona di Milano, da Perugia mi pare, da Spoleto, da tutta Italia vengono a visitare, a capire cosa si può fare in questo teatro comunale, perché è un appalto importante che noi abbiamo messo in cantiere. E poi i luoghi dell'acqua e della terra, una sorta di ecomuseo dell'acqua che valorizzerà nel centro storico i pozzi, un'idea che è molto cara all'amico Gallo che vedo qui e che è diciamo, il pioniere della rinascita del centro storico, a cui dedicherei anche un applauso. Il museo civico. Il nuovo impianto per il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui, un progetto da 4 milioni di euro per il quale si stanno presentando progettualità per altri 2 milioni di euro. I progetti per la soppressione dei passaggi a livello, un finanziamento che abbiamo ottenuto grazie all'impegno dell'assessore Busto di 1 milione di euro per ristrutturare le scuole. L'inserimento del centro storico di Acquaviva nella rete dei borghi autentici, per la quale l'assessore Busto ha presentato 40 progetti. Alcune di queste cose che stiamo realizzando, ce ne sono tante altre, alcune di queste, parlo della piazzetta, della piazza che stiamo realizzando, che abbiamo realizzato in via Machiavelli, la via di Casa Massima, sono progetti che nascono dalla precedente amministrazione, dall'amministrazione Squinciarini. E questo qualcuno ce lo rinfaccia come se fosse
non è merito vostro. E no, e no, è proprio questo il problema. Perché è in parte farina della precedente amministrazione di centro-sinistra, ma il punto è proprio questo. Stiamo proseguendo l'opera che un sindaco di centro-sinistra aveva faticosamente avviato e che in modo del tutto irresponsabile lo stesso centro-sinistra ha mandato all'aria, impedendone o procrastinandone la realizzazione. Questa è la nostra responsabilità, portare avanti quello che qualcuno distrugge sistematicamente ad Acquaviva. Noi stiamo ricostruendo quello che era stato distrutto. E c'è qualcuno sempre nel centro-sinistra che vuole distruggerlo ancora, che vuole perdere altro tempo preziosissimo per la nostra città, vuole far perdere tempo ad Acquaviva questa gente, vuole far perdere altri anni, perché sia chiaro che aprire una crisi significa avviare un percorso che si sa dove inizia ma non si sa dove finisce. Perché una ricomposizione la stiamo cercando e la cercheremo ogni giorno, ma non a tutti i costi, non al prezzo della nostra dignità. Bravo. Bravo. Una ricomposizione la cercheremo, ma non facendo venire meno il nostro patto con gli elettori. E quindi resisteremo fino alla fine. Amministreremo fino all'ultimo minuto, ma è giusto che i cittadini sappiano che il sottoscritto ha già una carriera avviata e non ha certo bisogno della politica per vivere e per realizzarsi. E allora, se sarà necessario, ce ne andremo a casa anche noi. Se succederà, però, si avvererà quella che è definita la maledizione del centro-sinistra acquavivese, che non riesce mai ad amministrare più di 2 anni. È successo all'inizio degli anni 90 con un altro sistema elettorale, quando c'era sindaco Vitantonio Petrelli. È successo a metà degli anni 90 con un nuovo sistema elettorale, c'era Giuseppe Nettis. È successo alla fine degli anni 90 con Nicola D'Ambrosio. Si è riusciti a vanificare anche l'importantissimo risultato elettorale di Vito Del Monte, che aveva praticamente vinto il primo turno nel 2006 per poi essere tradito al secondo turno. È successo nel 2012 con Francesco Squicciarini e rischia di succedere anche ora per la sesta volta. Ancora una volta un'occasione persa, buttata per la litigiosità e per le ambizioni degli uomini che compongono una parte minoritaria del centro-sinistra di Acquaviva. E allora la gente dirà che è un vizio quello del centro-sinistra acquavivese, che manca del tutto la capacità di amministrare, che manca la cultura di governo. E io questo proprio da un partito di governo come il Partito Democratico non me lo posso aspettare, perché della mia personale idea politica il PD a cui mi sento politicamente vicino assomiglia proprio a quello che dovrebbe essere un partito di massa di sinistra, una forza socialdemocratica a vocazione maggioritaria, non settaria, capace di amalgamare, di tenere insieme, di parlare a tutti i ceti e soprattutto ai più deboli, ai lavoratori, ai disoccupati, ai giovani precari, alle casalinghe, ma anche agli imprenditori che vogliono fare imprese in maniera responsabile e sostenibile, garantendo la giusta retribuzione ai suoi dipendenti. E questa è in gran parte anche la fotografia del PD ad Acquaviva. E questa è in gran parte la fotografia di due rappresentanti, anzi è la fotografia dei rappresentanti in giunta del PD, Luca Di Napoli e Antonia Sardone. Luca Di Napoli è un punto di riferimento per le persone più umili di Acquaviva, per il popolo, per quelli che non ce la fanno e cercano di darsi da fare per sopravvivere. È una persona di buon senso, sempre incline a trovare soluzioni alle situazioni più spinose, sempre disponibile ad ascoltare, un gran lavoratore che ha dimostrato di sapersi cimentare anche in un'attività complessa come quella di assessore al bilancio, riuscendo a garantire alla nostra città un bilancio equo e con una tassazione moderata. Un assessore con una grande attenzione all'agricoltura e grazie a lui
che Acquaviva riceverà il 29 la bandiera dell'Associazione delle Città dell'Olio, un'importante conquista che proietta il nostro paese sempre di più nei circuiti dell'enogastronomia e dell'industria agroalimentare. Un uomo che ha, Luca Di Napoli, che ha un cuore di sinistra. L'ho capito in particolare quando ho visto il suo impegno per riconoscere una somma, cosa che faremo al più presto, all'attività di Giuseppe D'Ambrosio Angelillo, il poeta di Acquaviva che vive a Milano e che ha scelto di fare il poeta in Piazza Duomo, vendendo libri per strada sulla bancarella nella quale si ritrovano libri che parlano della nostra storia, della nostra cultura contadina. Ecco, è questa sensibilità, questa delicatezza che mi ha fatto capire chi è veramente Luca Di Napoli. Per questo, dopo la mia sfuriata, di cui continuo a scusarmi, e lo faccio qui anche in una pubblica piazza, ho sentito irrefrenabile il bisogno di andare a cercarlo e chiedermi scusa e di fargli capire perché avevo agito in quel modo proprio con lui, che stimo. E per questo sono rimasto particolarmente addolorato, per il fatto che uno scontro tra due persone che si vogliono bene e che vogliono bene ad Acquaviva sia diventato di dominio pubblico con una lettera aperta dei toni altamente offensivi e riguardosi nei confronti non del sottoscritto, ma della carica che io ricopro. Si è scritto persino che io mi lascio andare a vizi privati mentre faccio sfogo di pubbliche virtù. Quale sarebbe il vizio privato? Che grido, ma lo vedete che grido, lo grido anche in pubblico, e perché non posso gridare in uno scontro? Ho sbagliato, forse esagerato, ma era un grido di passione, era un grido di stanchezza, era un grido per dire basta, andiamo avanti insieme, stiamo facendo il bene di Acquaviva, facciamolo, non stiamo a perderci in incomprensioni. E sono stato definito vile quando io ho affrontato a viso aperto uno dei personaggi più autorevoli e rappresentativi del PD, al contrario di chi parla continuamente male di me, ma senza mai esporsi pubblicamente. E io mi scuso soprattutto nei confronti della città, soprattutto nei confronti della città, perché non è uno spettacolo esaltante quello che stiamo dando, perché ancora una volta stiamo perdendo tempo in litigi quando dovremmo andare avanti. Ci hanno detto lavorate, cambiate questa città, questo ci hanno detto gli elettori, datevi da fare, non state a parlare delle segreterie, non state a fare assemblee, parlate, lavorate, questo ci hanno detto, datevi da fare, cambiate la città. E per questo dobbiamo andare avanti, e per questo ho deciso, vista la lentezza con la quale si rischia di arrivare a una soluzione, visto che ci sono tutta una serie di procedure che io, che sono un neofita della politica, lo ammetto, non conoscevo, visto che bisogna fare incontri su incontri, c'è questo continuo, allora io, visto che dal partito che ha deciso di defilarsi dalla maggioranza temporaneamente, anzi dalla giunta, però dicono di voler stare nella maggioranza, non arrivano segnali o proposte chiare o univoche, non ho ancora capito qual è il problema, insomma, allora fino a quando si fa chiaro questo problema abbiamo deciso di andare avanti e di restituire le cariche a tutti gli assessori dimissionari. Eustacio, Francesco e Anna Maria hanno già accettato, stiamo ricostruendo la giunta e ora aspetto Luca, aspetto Antonia, che ha dimostrato di saper rappresentare l'altra faccia del Partito Democratico, non solo il partito dei lavoratori, dell'esperienza, del radicamento profondo nella città, ma anche il partito degli studenti, dei giovani, delle nuove generazioni che non devono essere costrette a fuggire da qui per realizzarsi. La storia di Antonia Sardone, assessore a soli 21 anni, un caso in tutta Italia, ha fatto il giro d'Italia. Perché è la storia di un cervello che resta qui e regala la sua energia e la sua creatività e la sua buona volontà alla comunità di Acquaviva. E si è visto che cosa è stata capace di fare una ragazza così. Acquaviva non ha mai avuto un'offerta culturale così intensa, concerti, rappresentazioni teatrali, letture di libri, spettacoli di danza, gruppi musicali da tutto il mondo. Acquaviva è cambiata in questi 2 anni e mezzo grazie ad Antonia Sardone.
dimostrato nel garantire soprattutto quest'anno un servizio di mensa che tutela i poveri a reddito zero, che non riescono a pagare la retta, ma assicura un servizio di pagamento telematico moderno, non più con i blocchetti di carta come si faceva fino all'anno scorso. Quest'anno il servizio è partito già a metà ottobre, ancora prima dell'anno scorso, che ancora prima dell'anno scorso ancora, quindi stiamo anche migliorando da questo punto di vista. Il capitolato prevede importanti novità come la valorizzazione dei prodotti biologici e a chilometro zero. Che cosa significa? La frutta e la verdura prodotti dagli acquolivesi. Questa è la novità che abbiamo introdotto. Disfare questa squadra non avrebbe senso. Ma questo non significa che non si vuole cambiare. Non significa che non ci siano autocritiche o modifiche da fare o correttivi per il nostro agire. Io lo vado dicendo da mesi che bisogna fare meglio e di più. Ed è questo che chiedo al Partito Democratico, di portare la sua critica dal piano delle persone a quello dei temi concreti. Se voi stessi parlate di migliorare la segnaletica stradale o i marciapiedi, bene, valutiamo insieme cosa fare su quel punto. Se il cimitero può essere gestito meglio, bene, sfidiamoci su questo, vediamo come e chi lo deve fare. La polizia municipale può fare di più, facciamolo, vediamo, parliamo di questo. L'unica critica di merito che io ho letto è sul cuore della Puglia, l'associazione di comuni che io ho fondato e che, di cui sono capofila, sono presidente. Sono stato accusato di gessare l'attività amministrativa perché ho promosso questa associazione, una realtà che ci vede finalmente capofila di un'associazione di comuni, 40 comuni, dopo anni che andiamo a Grumo per i servizi sociali, a Gioia del Colle per i rifiuti, a Sant'Ermo per il patto territoriale, ad Altamura per le licenze commerciali e lo sportello attività produttive, a Bari, a Mola di Bari per il GAL, quindi per il turismo rurale e per i bed and breakfast. Ora siamo capofila noi, Acquaviva è capofila di 40 comuni, una realtà che ci ha permesso di portare in Expo, in Canada, in tante altre piazze, o di far conoscere a buyers stranieri, cioè compratori stranieri che sono venuti qui ad Acquaviva, da tutto il mondo, il meglio delle nostre eccellenze, dal dolce di mandorle della pasticceria Ancona alle marmellate di cipolla rossa di Sapone, dai vini di Polvanera e Chiaromonte, a una realtà giovanile che riprende l'entusiasmo della nostra tradizione bandistica in forme nuove come la Viva Spend. Li abbiamo portati a Expo 2015, abbiamo fatto conoscere il meglio del nostro paese grazie a questa realtà, senza spendere soldi, con pochissimi soldi che abbiamo. Questa associazione è costata solo 3.000 euro per ogni comune. Questo è stato tutto lo sforzo economico che ci ha consentito di andare di portare in più riprese produttori, imprenditori e far conoscere le nostre eccellenze, far conoscere il nome di Acquaviva, che deve essere associato all'agricoltura di qualità, all'enogastronomia di qualità, e questo può essere veramente un volano di sviluppo. Dobbiamo crederci, perché in altre realtà è così, a Tropea si sono fatti miliardi, in altre realtà si sono fatti miliardi, perché non possiamo farcelo anche noi? Vi dico una notizia, fra poco a Milano sarà presentato per esempio il fatto che abbiamo due cantine che l'Associazione Italiana Sommelier inserirà nelle sue guide, la migliore guida, la più qualificata, Chiaromonte e Polvanera. Questa è il nostro futuro, lo vogliamo capire o no? Che ce ne devono essere 100 di queste realtà, ma vogliamo andare ancora dietro alla possibilità, non so, di costruire, di fare cose che non si possono fare fino a un certo punto? Questo è il nostro futuro. E Antonio De Caro è un esponente di spicco del PD, scusate, Antonio De Caro, che proprio in questi giorni mi ha conferito la delega al suo consigliere incaricato per l'enogastronomia e per la valorizzazione dei prodotti tipici dell'intera città metropolitana. E quindi vogliamo buttare all'aria tutto questo lavoro? Vogliamo buttare all'aria tutto il lavoro che stiamo facendo con il centro sociale per gli anziani, che sono stati anche a Malta, hanno potuto ballare a un incontro internazionale di danza? Lo vogliamo buttare questo lavoro all'aria?
Vogliamo buttare all'aria le decine di milioni di finanziamenti che stanno arrivando ad Acquaviva? Li vogliamo buttare all'aria? Se ne me ne vado io, se ne va anche il dirigente dell'ufficio tecnico, la cui nomina, il cui incarico è legato al mio mandato. Se io adesso facessi il pazzo e mi dimetto, e lo posso fare e lo potrei fare tranquillamente, addio un sacco di finanziamenti. Lo vogliamo fare? Vogliamo fare i pazzi? Facciamo i pazzi! Ma che cazzo di senso ha questa cosa qua? Perché così significherebbe addio ricostruzione del teatro comunale, addio nuovi progetti per piazza Vittorio Emanuele, addio soluzione della 167. Un tema, quest'ultimo, che a mio giudizio deve essere portato al più presto in consiglio comunale. E tanto ci credo a questa cosa che io l'ho assegnato come obiettivo ai dirigenti. Dobbiamo risolvere una volta per tutte questa questione, e il Partito Democratico su questo può darci una grandissima mano. Da parte mia c'è la massima apertura nei confronti di tutte le forze che si riconoscono nel centro-sinistra, e anche nei confronti di alcune che sono all'esterno e che per volontà di una parte della maggioranza, e qui non sto parlando del PD, non sto parlando del PD, però ci sono forze all'esterno, diciamo, che non fanno parte del centro-sinistra canonico, che un po' per la volontà di un'altra parte della maggioranza e un po' per loro stesso volere non siamo riusciti a integrare nella compagine amministrativa, e che non sono con noi adesso, e che comunque vorrei, come vuole il PD, far entrare nella nostra maggioranza. Quindi noi l'apertura c'è sempre stata, massima apertura a parlare con tutti, a tutti coloro, dico tutti coloro che si identificano nel centro-sinistra, anche a quelli, anche con quelli che non hanno fatto la campagna elettorale per noi. Massima apertura anche nei confronti di chi è molto critico nei miei confronti e si riconosce nel PD. Però a loro vorrei dire una volta per tutte, lo dico qui una volta per tutti, perché non so quante volte l'ho detto, voglio incontrare i militanti e gli iscritti del Partito Democratico, voglio stare io sul banco degli imputati e loro che mi tempestano di domande, lo voglio da un sacco di tempo, non riesco a tenerlo, com'è questo fatto? Lo voglio fare perché non l'ho mai sottratto agli incontri, infatti quando c'è stato necessità li ho fatti, ma che senso ha parlare tra di loro male di me o criticare qualcosa di me e non farlo apertamente? Io ho una stanza là, ma sono disposto a venire in qualsiasi momento, perché non si può fare, non ci può essere questo confronto? E vorrei parlare anche con quella parte nuova, che in realtà è un po' vecchia però, che si è inserita in un organismo sano con metodi a dir poco singolari e con una volontà violentemente autodistruttiva. Sappiamo che quella componente non rappresenta per niente il partito, ma chiediamo alle donne e agli uomini veramente di sinistra di farsi valere all'interno di un partito così importante, la spina dorsale della nostra maggioranza, che è da considerato, però un partito che è considerato da questi soggetti nient'altro che un cavallo di Troia per realizzare altri piani che avvantaggeranno forse qualcun altro, ma non la collettività di Acquaviva, e che colpiscono a morte il bene della città. Questo non significa eludere i problemi che ci sono ad Acquaviva e criminalizzare il dissenso. So benissimo, per esempio, che per la zona industriale, per la quale pure ci stiamo battendo, impegnando tantissimo, dovremmo fare ancora di più. Lo metto al primo punto di un programma di rilancio della nostra azione amministrativa al quale mi piacerebbe lavorare seriamente con tutte, dico tutte, le forze del centro-sinistra. Lo sviluppo delle aree industriali, il rilancio dell'urbanistica che è rimasta ferma anche a causa della paralisi che abbiamo subito all'ufficio tecnico, e che ora stiamo riparando questa paralisi, perché adesso se voi andate all'ufficio tecnico ci sono altri due architetti che abbiamo fatto venire, una era la dirigente dell'ufficio tecnico di San Nicandro, quindi finalmente abbiamo messo un po' di persone laureate a dare una mano al dirigente, prima c'era soltanto un laureato, adesso ce ne abbiamo tre e che si stanno dando da fare da qualche giorno. Questo significa provare a ripartire, provare a fare qualcosa per far rinascere questo paese. Proprio adesso non ci voleva questa crisi, proprio adesso che stavamo ripartendo non ci voleva questa crisi, è solo una brutta perdita di tempo. E allora, proprio adesso che stavamo ripartendo, però siamo pronti anche a fare un documento nel quale si parla anche di...
di realizzare edilizia controllata a basso impatto ambientale nelle aree agricole. Parliamo un piano per rifare tutti i marciapiedi della città, che sono un insulto ai pedoni, ai disabili, alle mamme con le carrozzine. Un parco progetti che ci dia la possibilità di intercettare senza problemi i finanziamenti comunitari, perché è difficile, vedete, ci sono tanti progetti comunitari che vengono fuori, ma come si fa ad agganciarli tutti se non hai una squadra di progettisti? Noi ci stiamo dotando adesso di una squadra di progettisti proprio per arrivare a questo, per far arrivare soldi. Questi sarebbero i punti, secondo me, per un nuovo patto di maggioranza che spero di poter varare al più presto. Un nuovo patto di maggioranza, facciamolo, ma tutto questo deve avere una base: il rispetto di un patto d'onore che abbiamo firmato tutti con i cittadini, che ci hanno eletto per restare 5 anni e per essere presenti 5 anni nella maggioranza e nella giunta. Non ci hanno votato per fare l'appoggio esterno. Che cos'è questo appoggio esterno? Ma che cos'è questo appoggio esterno? Non ci hanno votato per soluzioni pasticciate. Ci hanno votato, la conoscete tutti questa parola, per governare, per risolvere i problemi, non per litigare, ricordiamocelo. Non siamo qui per proporre una soluzione, noi siamo qui per proporre una soluzione di pace contro chi istiga alla guerra continua nel centro-sinistra. Questa guerra deve finire una volta per tutte, e non lo dico solo a chi sta all'interno del Partito Democratico e milita per la guerra, ma anche alle forze che compongono il resto della maggioranza. Nessuno ha la verità in tasca, nessuno ha il diritto di dire chi è meglio degli altri. Seminiamo il seme della pace ad Acquaviva, della concordia, della collaborazione, anche con gli uomini di buona volontà del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, come ho sempre detto. Soltanto se vogliamo tenacemente la pace, soltanto se decidiamo di non ridurre la politica a un gioco a poker, solo così possiamo farcela e andare avanti. Il mio è un appello accorato e continuerò ad avere pazienza, ma si sappia che arriverà un giorno in cui dirò al partito di fare chiarezza, di dirci se stanno dentro o se stanno fuori la maggioranza. E se non vorranno più il sottoscritto, se non vorranno più un sindaco che ha regalato loro un'insperata vittoria dopo l'ennesimo fallimento amministrativo, allora dovranno votare in consiglio contro di me, alzare la manina e dire: torna a casa Davide, non ti vogliamo più, e io tornerò a fare quello che facevo prima, ma a testa alta e con la schiena dritta.